Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questi sandali che ho chiamato Baby Boy perché mi chiedete anche spesso qualcosina da neonato maschietto. Poi ovviamente li potete tranquillamente adattare. Lavoreremo i sandali con questo Biosoft della Mondial in questi due colori. Vi servirà un pochino di celeste o un altro colore e un uncinetto da 4,5. Partiamo ovviamente realizzando la suoletta, anzi io ve ne faccio vedere una, ma ne dovremo fare ben 4. Quindi partiamo con 9 catenelle. Fatte le 9 catenelle, a questo punto andiamo a lavorare sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto e sull'asola dietro, quindi una, due, qui vedete, quindi questa. Sulla seconda catenella nell'asola dietro andiamo a lavorare 3 maglie basse. Dopodiché andiamo a lavorare sui 3 punti successivi, sempre nell'asola dietro perché poi dovremo lavorare nel senso opposto per quello che lavoriamo lì. Andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. A questo punto andiamo a lavorare una mezza maglia alta. Due maglie alte, cioè una maglia alta e una maglia alta nelle due catenelle successive. A questo punto arriviamo all'ultima catenella, la prima fatta, e vedete, e qua dentro andiamo a lavorare 7 maglie alte, quindi 7 maglie alte tutte in questa ultima o prima catenella. Adesso siamo, vedete, nel lato opposto, se riuscite lavorate anche la codina e andiamo a lavorare al contrario. Quindi lavoriamo i primi due punti, una maglia alta e una maglia alta, quindi due maglie alte sui due punti successivi. Poi andiamo a lavorare una mezza maglia alta, ma prima taglio il filo, la codina che ho lavorato un pochino, avete visto, per agevolarmi meglio il lavoro. Quindi dicevo una mezza maglia alta e adesso andiamo a lavorare gli ultimi 3 punti con 3 maglie basse. Quindi chiudiamo con 3 maglie basse. E chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Dovete avere un totale di 22 punti. Adesso riprendiamo il lavoro, una catenella per alzare il lavoro e andiamo a lavorare un aumento sui 3 punti successivi. Quindi un aumento significa lavorare 2 maglie basse nella stessa maglia, vedete 1 e 2, e andiamo a ripetere questa operazione anche su due punti successivi, quindi qui e qui. Quindi 2 maglie basse ancora e 2 maglie basse ancora. A questo punto andiamo a lavorare le successive 7 maglie con 7 maglie basse. E adesso andiamo a ripetere per 5 volte un aumento, quindi 2 maglie basse su ciascuno dei prossimi 5 punti. Quindi ho fatto il primo aumento, adesso faccio 2 maglie basse, secondo aumento, 2 maglie basse, terzo aumento, 4 e 5. A questo punto andiamo a lavorare le successive 7 maglie con 7 maglie basse. Andremo poi a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa.
Alla fine di questo giro avremo 30 punti, 30 maglie. Ultimo giro, semplicissimo, dobbiamo fare una sequenza di un aumento e una maglia bassa, quindi una catenella per alzare il lavoro e un aumento, quindi due maglie basse nella stessa maglia, poi una maglia bassa. Ripetiamo questa operazione per un totale di 3 volte, quindi altre 2 volte. Quindi un aumento, una maglia bassa e così l'abbiamo ripetuto per 3 volte. A questo punto andiamo a lavorare i successivi 7 punti con 7 maglie basse. Fatte le 7, sulla curva, quindi per 5 volte, andiamo a ripetere la sequenza di un aumento, quindi 2 maglie basse e una maglia bassa. Questa è la sequenza, quindi una volta. Poi di nuovo un aumento e una maglia bassa ed è la seconda volta e andiamo avanti così per 5 volte totali. E concludiamo con gli ultimi 7 punti lavorando appunto 7 maglie basse e sempre andiamo a chiudere nella prima maglia bassa lavorata. Finito questo giro, quest'ultimo giro, avremo 38 punti, possiamo tagliare il filo. Lavoriamo la nostra scarpina, io l'ho fatta già, vedete, così vi faccio vedere mano a mano. Vedete che qui tutto intorno ho lavorato, diciamo, una maglia bassissima. Adesso vi faccio vedere come. Queste due suolette intanto le dobbiamo sistemare, quindi dobbiamo andare semplicemente, non è un'operazione che richiede particolare attenzione, dovete solo portare il filo dentro la lavorazione e farlo passare attraverso i punti dove vedete che la lavorazione è un po' più fitta, in questo modo i fili insomma si nasconderanno. Tagliamo anche questo e abbiamo finito. Adesso praticamente queste due solette andranno sovrapposte, vedete, in questa maniera. Quindi noi andremo a fare questa operazione con la maglia bassissima, questa rifinitura, diciamo così, che voi vedete. Qui ho scelto il turchese, ovviamente colore che volete. Quindi prendete il colore a contrasto e proprio posizionatevi dentro. Ora facciamo prima una e poi l'altra, in questo modo. Entrate qua, vedete, normalmente nel punto, parto da dietro perché così poi diciamo è più facile la cucitura, si vede meno diciamo. Quindi cappietto, vedete, portate il filo dentro, poi andate sull'altro punto e con una maglia bassissima fate passare il filo attraverso. Quindi, vedete, entro dentro, prendo il filo, quindi passo sotto diciamo, e lo vado ad ancorare con una maglia bassissima e vado a fare proprio tutto il giro in questa maniera. Quindi vedete, giro, prendo il filo e lo passo dentro, vado a fare proprio delle maglie bassissime. Arrivati alla fine, possiamo tagliare il filo, io poi ripasso dentro. Qui vedete proprio nel primissimo punto e vado ad ancorare, vedete, vi porto praticamente dentro il filo sempre nella stessa maniera, quindi sempre con diciamo una maglia bassissima, però tirando forte non avrete problemi. Poi quando adesso andiamo a sistemare il filo lo facciamo passare anche dentro la lavorazione.
Quindi prendete l'ago, fate passare il filo dentro e poi andremo a sistemare. Anche qui non occorre infilare tanto il filo perché poi tra l'altro le due solette andranno anche sovrapposte, quindi proprio non si vedrà nulla, però vi consiglio per un lavoro più pulito sinceramente di infilarlo. Ed eccola qui, pronta la prima parte, adesso andiamo a fare la seconda. Mi raccomando, state attenti a come la sovrapponete perché poi appunto la dovete fare al contrario, no? Quindi la stessa identica cosa, cappietto, io infilo l'uncinetto come nel punto normalmente, sempre da dietro per una questione insomma di pulizia del lavoro e parto, vado a fare tutto il mio perimetro. Quindi continuate così, vi ho fatto vedere anche come sistemare il filo, così poi passiamo allo step successivo. Ed ecco qua le nostre solette pronte, le però le andremo a cucire proprio nell'ultima fase, quindi adesso le mettiamo un pochino da parte e andiamo a fare la fascettina, questa fascettina qua sopra. Riprendiamo il nostro beige e sempre con lo stesso uncinetto, è da 4,5, andiamo ad avviare 15 catenelle. Sulla seconda, a partire dall'uncinetto, andiamo a lavorare una maglia bassa e quindi in sostanza facciamo questo giro di maglie basse. Non lavorate, non chiudete l'ultima maglia perché lì cambieremo il colore, quindi vado avanti fino all'ultima maglia. Arrivata all'ultima maglia, prendo il turchese e vedete non ho chiuso il punto e lo chiudo con il turchese. Tirate bene le codine, adesso semplicemente andiamo a fare un altro giro di maglie basse. Per alzare il lavoro una catenella, giro il lavoro e andiamo a lavorare appunto maglia bassa su maglia bassa fino alla fine e anche qua l'ultimo punto non lo chiudete perché ricambieremo il colore di nuovo in beige. Arrivati all'ultimo punto, entrate ma non chiudete e diciamo portiamo dentro di nuovo il nostro beige. Tirate bene i fili e andiamo a fare questo ultimo giro di maglie basse. Terminato questo giro, ora andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e facciamo tutto un giro di maglie bassissime, prima su questa riga e poi anche sulla riga sotto, ovviamente tagliando il filo. Quindi piano piano facciamo, vedete, entriamo e portiamo dentro il filo, quindi facciamo proprio un giro di maglie bassissime, questo darà una rifinitura migliore. Arrivati alla fine, tagliamo il filo, lasciamo una codina un pochino più lunga perché poi dovremo cucirla sulla scarpina. Quindi giriamo il lavoro e entriamo qui nel primissimo punto e andiamo a fare la stessa identica cosa. Quindi riagganciamo il filo, e andiamo a fare questo giro di maglie bassissime.
Anche qui tagliamo il filo ma lasciamo una codina ancora più lunga perché ci servirà questa per cucire le due solette insieme, oltre ad attaccare ovviamente la striscia insomma sopra. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a sistemare tutti questi fili, quindi tutti i fili che non sono la codina e la codina ancora più lunga. Li andiamo tutti a sistemare come abbiamo visto fino adesso, ovvero munitevi di ago, li andiamo a infilare nella lavorazione individuando il punto della lavorazione, è un po' più fitta e così verrà ancorato ancora meglio e quindi poi saremo pronti a cucire, quindi a fare gli ultimi due step di questo sandalo. Eccoci qua. Abbiamo tutto pulito, abbiamo la codina di qua, una codina più lunga di qua e la andiamo a questo punto a cucire. Prendetevi i riferimenti rispetto anche all'altra e quindi andate a cucire. L'unica accortezza all'inizio sarà un po' comodo da questa parte, un po' più scomodo da quell'altra. L'unica accortezza, vi dicevo, è quella di mantenervi dentro, vedete, dentro la riga blu, diciamo così. In modo che venga un pochino più carino. Quindi vedete, fate in modo di cucire, di stare, vedete, qui dentro comunque in linea proprio con la riga, in modo che si veda. Quindi cucite e naturalmente andate a cucire in parallelo anche l'altra parte. Una volta cucito questo lato, ovviamente basterà appunto cucire anche l'altro con l'altra codina. E una volta che abbiamo cucito il tutto, abbiamo ancora questa codona. Qui naturalmente la prima cosa da fare è andare a sistemare l'altra di codina perché non ci serve più. Non la lasciate volante anche se poi andranno sovrapposte le solette perché non vi costa niente infilarlo in 1, 2, 3 punti e insomma il lavoro è più pulito. E adesso attenzione! Perché dobbiamo cucire le due solette insieme, quindi le sovrapponete, sono identiche, quindi i punti devono combaciare. E l'unica accortezza che vi dico è quella di passare dentro la lavorazione e di cucire, diciamo, le due asoline interne. Quindi voi passate dentro la lavorazione per posizionarvi, spero si veda, nell'asolina interna qui. E poi prendete l'asolina davanti. Quella diciamo parallela sempre quella interna, quindi prendete sempre le due asoline interne e andate a fare una cucitura tutto intorno. Una volta terminato il giro, basterà fare un piccolo nodino di sicurezza e andare, vedete, a infilare proprio il filo dentro tra, diciamo, le solette. E poi andiamo a tagliare il filo e avremo finito. Ed ecco qua i nostri sandalini baby, questa volta appunto per maschietto, però assolutamente personalizzabili per femminuccia. Avete visto poi nella playlist vari fiori, per esempio, bottoncini, insomma qua sbizzarritevi. Però siccome avete richiesto veramente in tante anche qualcosina per maschietto, mi sembrava carino che anche loro avessero i loro sandali estivi. Vi lascio l'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!